Aspettato di tutto, ma non che in meno di 500 km avrei già dovuto cambiare qualcosa della mia bici nuova. Per fortuna non era niente di complesso, era solamente un forcellino. Durante il normale utilizzo della mia mountain bike ho notato che la cambiata era leggermente peggiorata, non era più fluida come in precedenza. E così, andando a pulirla, andando a controllarla nei vari dettagli, ho notato dei piccoli segni sul forcellino posteriore. Erano dei segni strani, la foto purtroppo non rende chiaramente il problema. Sembrava un graffio e una crepa allo stesso tempo, però la cosa che non quadrava è che questa piccola lineetta faceva quasi mezza circonferenza del forcellino, quindi se era stato un graffio non doveva in ogni caso girare, seguendo il diametro del forcellino. Così ho chiesto sia nei forum sia al mio rivenditore. Sono andato dal rivenditore chiedendo se era coperto dalla garanzia questo componente, e lui mi risponde con un esito negativo, che non veniva ricoperto dalla garanzia perché questo danno poteva essere causato da me, come aver poggiato la bici in un modo sbagliato, magari anche un ramo durante un percorso off-road senza che mi sono accorto, è andato a sbattere nel cambio o nella sezione, diciamo, del carro posteriore, della zona forcellino. Sui vari forum le risposte sono state un po' discordanti. Chi mi consigliava di cambiare e chi successivamente mi diceva no, che si trattava di un piccolo graffio, però nella maggioranza le risposte parlavano appunto di una sostituzione. Alla fine decisi comunque di sostituirlo nel dubbio perché, essendo una mountain bike, in determinati percorsi, trovandosi senza cambio o addirittura col cambio staccato, era una situazione alquanto scomoda. Mentre una sostituzione mi costava pochi euro e alla fine mi dava una certezza. Eppure io sono tuttora convinto che quel piccolo segnetto si tratta proprio di una crepa. Per quanto riguarda la sostituzione è veramente banale, come si può vedere nel video. Basta svitare due viti, eliminare il forcellino vecchio, inserire quello nuovo, avvitare e dare una regolata al cambio. Qualcuno di voi ha potuto notare una piccola incoerenza con le varie foto, percorsi su Strava pubblicati e allo stesso tempo il basso numero di chilometri in cui parlo di questo video. Questo perché la sostituzione è stata effettuata verso tra dicembre e gennaio, quindi neanche un mese all'acquisto della bici, mentre adesso la bici ha macinato molti più chilometri, quindi ogni cosa che si vede sul video è parecchio datata. Grazie della visione e buona pedalata!